Buonasera, ben ritrovati su Telecittà, punti di vista. Vi ricordo il nostro format presente tutte le sere alle 19 e poi con le varie repliche. Quindi per chi poi volesse rivedersi la puntata alle 1.30 di questa notte e anche domani alle 7.30 della mattina alle 14.30. Dunque, siamo nell'ultima settimana gialla per quel che riguarda il Veneto, ci stiamo avvicinando a questa tanto attesa zona bianca che cambierà sicuramente in meglio tutte le nostre abitudini, poi ne parleremo anche nel corso di questa puntata, una puntata speciale con ospite un volto femminile, una collega, una giornalista, Giuliana, Valerio. Ciao Giuliana e grazie per essere qui questa sera. Grazie dell'invito Patrizia e buona serata a tutti. Allora, parleremo di tanti argomenti questa sera, però io ho invitato Giuliana perché assieme a delle altre colleghe stanno portando avanti un progetto giornalistico nel mondo dello sport tutto al femminile. Infatti è un'idea che abbiamo avuto ancora qualche, diciamo, prima dell'inizio dell'emergenza dell pandemica. Noi siamo partiti con questa cosa a fine 2019 e poi abbiamo subito alcuni stop eh, dovuti appunto a, a quello che è stato la, il lockdown e soprattutto il blocco delle associazioni. È un'idea che è nata eh, a, a me e a altre due colleghe che e lavorano. Ricordiamo chi sono che così eh, li esatto. salutiamo Facciamo anche. i nomi e ringraziamo eh, Monia Pasqualetto che è corrispondente del Gazzettino e Lorena Levorato, sempre corrispondente del Gazzettino, seguono entrambe la zona dell'Alta Padovana. Ecco, l'idea eh, ha una sua originalità, nel senso che noi abbiamo pensato a dare spazio al, eh, allo sport locale, quindi eh, alle associazioni, all'associazionismo e allo sport locale e anche agli sport minori. Quindi abbiamo dedicato eh, attenzione non tanto a risultati, Personaggi esageratamente vincenti che già hanno spazio abbondante nella nostra stampa, sia nazionale che locale, perché è incredibile. Ma abbiamo veramente un fiorire e una ricchezza di sportivi anche di grande livello nel nostro territorio, seppur molto limitato. Ecco, poi è importantissimo dedicarsi al mondo dello sport, conoscere, informarsi. Questo lo dico dalla parte del cittadino, anche perché poi il ragazzino, insomma, compie un percorso che è importante poi lo sport. Insomma, aiuta anche nello sviluppo uh -huh. dei rapporti umani, del sociale, esatto. quindi non solo nel fisico. Esatto, questo era esattamente lo spirito con cui noi ci siamo avvicinati a questa idea. Quella di raccontare del mondo che gravita intorno allo sport. L'idea che il ragazzino che comincia, la madre o il padre che vanno a vedersi le, le competizioni tra virgolette, perché insomma non si può parlare di competizione secondo noi a età eh, così basse e anche eh, l'idea che non ci sia solo il calcio. Mi dispiace, ma non c'è solo il calcio e noi andando avanti con questo progetto abbiamo tra l'altro scoperto un sacco di sport. Eh, abbiamo dato spazio al pattinaggio, alla box, al rugby, a, anche al Nordic walking, al triathlon, insomma, a tutta una serie di sport che consideriamo minori solo perché non hanno spazio. Questo noi vogliamo fare, dare spazio agli sport, a tutti gli sport a eh, praticate a tutte le età quindi anche ai sessantenni ai settantenni a chi continua a voler fare movimento e eh, con uno spirito di mh, accoglienza ehm, per tutte le storie che riguardano lo sport, ecco. Ma quindi, Giuliana, voi avete fatto, avete realizzato questo sito, sito internet che è comunque quotidianamente, costantemente aggiornato. Innanzitutto, io vorrei ricordare l'indirizzo, magari segnatevelo, così avete la possibilità di andarlo a visitare, magari di prenderlo anche come punto di riferimento. Come si chiama? Esatto. Allora, il sito è www.chessport.info. E grazie, Patrizia, di averlo detto perché lo ecco, avevo. Ecco, vediamo qui qualche. Questa è la home page con lo scorrere di alcune immagini e allora stavo ringraziando Patrizia perché in effetti non l'ho detto, internet ci dà un miliardo di possibilità, anche quella di iniziare un'esperienza, un progetto anche se non si hanno i fondi per poterlo fare perché se avessimo dovuto stampare un giornale e distribuirlo non sarebbe stato possibile, internet ci permette di raggiungere moltissime persone i social ci stanno aiutando perché abbiamo anche una pagina Facebook che vi invitiamo a visitare, sempre con la stessa che sport.info. E ci dà la possibilità di avere un contenitore che è aggiornato giorno per giorno e che può essere riempito mh, di veramente una quantità di informazioni e notizie. Ecco, voi state vedendo quello che abbiamo inserito. Insomma, intanto il sito è diviso in diverse categorie: ci sono le notizie sportive. Che sono anche divise per sport e per associazione, quindi, se uno vuole vedere un'associazione in particolare, nella categoria trova raccolte le notizie di quell'associazione. Non tutte sono state, hanno la loro scheda, però insomma, stiamo lavorandoci perché. È un sito che è nato abbastanza da pochi mesi, quindi insomma stiamo ecco, da continuando. Quanto, da quanto è online? Ecco appunto dicevo che il progetto è iniziato come idea nel 2019, dopodiché noi abbiamo cominciato a lavorarci, abbiamo lavorato con eh, il grafico che è Marco Dalla Vedova, che ringrazio perché è veramente bravo, è un'altra eh, un persona che lavora sul nostro territorio, che io trovo effettivamente molto, molto capace. E abbiamo cominciato a lavorare nell'estate per preparare il contenitore, per ragionare su come renderlo efficace e poi in realtà siamo andati online nei primi mesi di quest'anno, quindi anche perché tutto sommato lo sport si è fermato. E quindi anche noi un po' siamo, abbiamo dovuto fermarci, ma comunque abbiamo continuato a credere in questa scommessa perché eravamo convinte che lo sport sarebbe ripartito con grande forza e che quindi fosse necessario dare, cominciare a dare spazio a tutti, a tutti gli sport. Ecco, come vi siete rapportati con queste realtà nel, nel passaggio eh, di questi ultimi mesi dove non si sapeva se si poteva aprire, se non si poteva, se si poteva andare a fare una partita oppure no? Insomma, ci sono state mm -hmm. e ci sono tuttora ancora grandi difficoltà. Sì, ecco, infatti un servizio che abbiamo fatto è stato proprio quello di inserire nel sito eh, le diverse normative che uscivano man mano e che quindi permettevano anche alle associazioni di tenersi informate su cosa si poteva fare. Noi sappiamo che l'agonismo è sempre andato avanti, quello che era fermo erano le attività amatoriali, il giovanile, eccetera. Nel frattempo noi comunque abbiamo inserito, stavamo facendo un po' una disamina dei contenuti, abbiamo oltre all'associazione, oltre agli, agli sport, abbiamo anche delle sezioni diverse di cui una è quella sui personaggi, cioè quelli che sono le nostre punte diciamo di eccellenza locali e loro in qualche modo hanno continuato a lavorare, hanno continuato a allenarsi e allenare e eh, tra l'altro abbiamo raccontato anche storie di persone che hanno convertito il loro modo di allenare all'online eh, e che stanno facendo la... Ecco sì perché è vero durante questi, questi 15 mesi eh, tanti hanno fatto magari le, 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 le lezioni online, i corsi e mi sembra anche che ci sia stata una certa partecipazione sì, 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 da sì, parte sì. della gente. È così e abbiamo per esempio abbiamo intervistato Angelo Furlan che è diventato una potenza in rete. E lui fa gli allenamenti per chi vuole eh, sia fare agonismo sia insomma, approcciare eh, in bicicletta. Ecco quindi persone che hanno convertito quello che stanno facendo, ma che probabilmente continueranno a farlo, continueranno a condurre la, la doppia. Come dire, la doppia linea dell'online e dell'offline. Ecco, Giuliana, ti devo fare una domanda che non era... Che, cioè, noi non abbiamo ovviamente concordato le domande, però probabilmente questa domanda tu non te l'aspetti. Tu sei una sportiva? Allora, eh, abbiamo momento... i colleghi colleghe, che esatto. sicuramente ci stanno guardando. Se voi guardate nella nostra pagina, c'è anche una presentazione nostra della redazione e anche di tutti i collaboratori. E qui apro una parentesi: noi stiamo accogliendo diverse collaborazioni prestigiose, per quanto ci riguarda, cioè noi le consideriamo prestigiose. Ancora non sono tutte inserite, ma sono colleghi giornalisti, perché ci tengo a dire che questo è un sito scritto e organizzato e pensato da giornalisti, quindi con una seria attenzione a quello che viene inserito, sia in termini di fonti ma anche in termini di scrittura. E quindi noi invitiamo le persone che lavorano con noi a fare una sorta di scheda di presentazione del perché hanno voluto partecipare e di qual è il loro approccio al mondo dello sport. Ecco, noi ci siamo trovati un attimo in difficoltà perché siamo, non siamo giovani, nessuna delle tre, eccoci qua in, in serie e devo dire che io ho fatto sport da giovane, ho fatto pallavolo, poi ho praticato sempre lo sport in qualche maniera per tenermi viva, diciamo così, però nulla di particolare, io ho scritto che passeggio con i cani, io faccio 5-6 km al giorno con i miei cani, ho tre cani e quindi lo considero anche questo una forma di sport. Eh, questo significa anche che per noi lo sport è attività e movimento e infatti abbiamo una bella sezione dedicata proprio a questo, alla, alla salute e al benessere, dove diamo consigli anche di alimentazione. Eh, ecco qui per esempio vediamo Nicola Sponsiello che ha uh, fatto un bellissimo intervento su come si può avere un miglioramento dalla, della prestazione alimentandosi nella maniera giusta. Abbiamo anche dei medici che ci hanno scritto, abbiamo il, adesso, uh, il medico che segue la cittadella calcio, che è Riccardo Bordin, che ci ha fatto un bel intervento su quali sono i problemi che può avere chi utilizza nello sport uh, in modo pressante le gambe, quindi il ginocchio, e come, come fare a uh, avere meno problemi. Insomma. Eh, dopodiché ci sono delle informazioni che secondo me sono abbastanza interessanti, eh, che sono quelle relative a quando e come praticare lo sport per i bambini. Cioè, una mamma si chiede: ma uh, io lo mando a calcio? È lo sport giusto? E a che età posso mandarlo a fare esatto, calcio? Esatto, perché questo è uno dei dubbi no? che, 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 che hanno sempre le mamme. Lo abbiamo visto anche nei vari servizi, nei vari programmi che noi eh, abbiamo fatto nel tempo. Effettivamente, eh, magari c'è un desiderio, però poi bisogna vedere anche. Eh, Qual è lo sport effettivamente esatto. adatto a quel tipo di bambino? Infatti noi abbiamo fatto una news in cui si spiega, utilizzando come fonte l'Associazione Italiana Pediatri, quali sono le età in cui cominciare e quale sport. Perché certi sport possono creare problemi, il tutto naturalmente con uno spirito di approccio allo sport, e non certo di mandare un bambino di quattro anni a fare agonismo, insomma, ecco. Questo, questa news che abbiamo. Ecco, poi c'è un, sì. un altro lato, secondo me, che è molto importante. Ad esempio, io non sono una sportiva, proprio, <ride> proprio insomma, mi, mi devo proprio impegnare per fare qualcosa. Però devo dire che guardando il sito, che è insomma, molto semplice e invitante da a leggere ti viene voglia ti viene lo stimolo di dire beh effettivamente sì, eh, fa bene muoversi fare movimento e migliora sicuramente la nostra salute quindi ti migliora anche delle idee su che tipo di sport fare esatto migliora la salute ma migliora anche l'umore diciamocelo dopo aver fatto uno sforzo del movimento ci sentiamo meglio ci sentiamo meglio ma anche un po' più felici perché sappiamo che vengono messe in moto certe Uh, certi elementi nel nostro corpo che ci danno più energia, più voglia, più, più felicità in qualche modo, ecco, senza dover passare per forza a, alla gioia di ottenere dei risultati, esiste la gioia del semplice movimento e quindi insomma, noi su questo puntiamo. Uh, lo sport possono farlo tutti, dalla, dai bambini agli anziani, e tra l'altro, ecco, anche qui uh, l'altro giorno ho intervistato una persona che uh, ha un negozio di scarpe a Padova, ecco lui mi ha addirittura spiegato che ci sono le scarpe apposta per gli anziani, cioè ci sono delle scarpe che possono essere, siccome sappiamo benissimo che chinarsi le scarpe si slacciano, uno cammina e si slaccia la scarpa e bisogna chinarsi, la schiena magari dà fastidio. Ci sono delle scarpe che hanno degli allacci apposta per le persone di una certa età, oltre a avere naturalmente una tomaia, una base rinforzata, eccetera, eccetera. Cioè ci sono tantissime cose che possono aiutare le persone a fare al meglio le sport, lo sport e soprattutto a non abbandonare mai il movimento. Ecco, sicuramente, quindi magari non solo voi che magari sportivi che ci state guardando già lo siete, però magari avete dei genitori, quindi invogliateli magari a fare qualcosa, perché veramente eh, fa bene, come avete sentito, all'umore, ma sicuramente aiuta le articolazioni, insomma, crea un benessere eh, fisico generalizzato. No? E poi abbiamo visto benissimo che cosa ha voluto dire in questi mesi di lockdown eh, impedire ai ragazzi e ai bambini di fare movimento, di fare palestra, di fare sport, cioè le conseguenze sono terribili, noi abbiamo voluto scommettere sullo sport anche in questo periodo proprio per dire signori ricominciate, cioè non abbandonate lo sport, appena sarà possibile mi raccomando e ci sono anche articoli che spiegano come riattivare il fisico non di colpo senza creare problemi con allenamenti esagerati dopo essere stati magari fermi per troppo tempo insomma. Ecco, questa zona bianca a livello sportivo, come ci cambierà? <ride> Meravigliosamente. Sarà tutto, tutto più bello. Sarà tutto più bello non solo nello sport, ma si ricomincerà a potersi avvicinare alle persone. Insomma, l'online è meraviglioso, ci ha dato un sacco di possibilità e eh, non dobbiamo dimenticare che comunque l'online ci servirà eh, nella vita e. Penso anche solo, io ho un figlio di 18 anni, a quello che ha voluto dire per loro la DAD e a quello che potrebbe voler dire eh, in futuro eh, la possibilità di utilizzare i device, le lavagne magnetiche, le lavagne interattive, le lavagne... Che servono a connettersi in internet e che gli insegnanti che magari prima erano un po' resti a utilizzare, adesso improvvisamente si trovano a saper utilizzare nella maniera migliore. Cioè, eh, tutti noi abbiamo fatto un balzo, siamo stati costretti a fare un balzo in avanti. Adesso allarghiamo le prospettive e torniamo a rivederci tutti vis-à-vis, -vis, di persona, però non dimentichiamo quello che abbiamo imparato. Eh sì, ma secondo te eh, cioè l'impressione che io ho avuto no? all'inizio, magari tutti abbiamo avuto un'introspezione diversa, ci siamo più soffermati su quello che era l'animo delle persone, le emozioni, adesso mi sembra di vedere che tanti magari sono un pochino più nervosi. È stato molto faticoso, diciamocelo pure, è stato faticoso per tutti, dai bambini a alle famiglie è stato faticoso, eh, però io sono convinta che abbiamo tutti una grande capacità di reagire, adesso eh, sta diventando un po' inflazionata la parola resilienza, ma insomma tutti noi siamo animali in, in grado di sopravvivere, così come lo sono i nostri animali che magari vengono messi in gabbia per, per anni e poi vengono messi in una famiglia e, e tornano a essere quello che erano prima, torneremo ad essere quello che eravamo prima ma con qualcosa in più secondo me, io in questo sono molto ottimista. Allora, Giuliana, tra poco torneremo a parlare di questa esperienza giornalistica, di questo servizio che offrite eh, ai cittadini. Adesso, però, visto che insomma, stiamo parlando di zona bianca, stiamo parlando di mesi estivi, possiamo anche iniziare a parlare e pensare alle vacanze. Io vorrei parlare con te di eh, un argomento che. Spesso abbiamo chiacchierato tra di noi <ride> fuori dalle telecamere, perché non so se molti eh, lo conoscono come sistema, magari si vede in qualche film. Esistono anche le vacanze con lo scambio casa, C'è un film famoso, molto bello, sì. che fa vedere una bellissima storia eh, d'amore, non so se... Sì, sì, eh, sì, sì, sì eh, certo. sicuramente. Sì, come eh, funziona? Che cos'è questo scambio casa? Allora, lo scambio casa offre... Delle possibilità incredibili di girare il mondo a prezzi praticamente a costo zero. E, praticamente è una, ci si iscrive a un sito eh, nel quale si mette la scheda della propria abitazione. Non è necessario avere un'abitazione particolarmente bella, particolarmente in luoghi, in luoghi particolarmente pregiati, turistici, certo aiuta, chiaramente per me avere la casa, io abito. Per dire non abito in centro a Padovia, abito a Mejaniga, per cui a Cadoneghe e ho un appartamento di 70 metri quadrati, eppure io ricevo richieste, dal momento che abito a 25-30 minuti da Venezia, ricevo richieste da tutto il mondo: cioè persone ah. che vogliono fare lo scambio, darmi la loro casa e eh, venire nella mia. Eh, di solito sono famiglie, ma sono anche single, sono anche pensionati, sono persone che comunque utilizzano questo sistema di viaggiare. Sia perché ripeto è assolutamente gratuito, cioè io lascio la mia casa a te, tu lasci la tua casa a me e io non ti do un euro. Ma in più hai a disposizione un'intera casa, quindi due bagni, magari il giardino. Io. Ho trovato tantissime case con piscina, con uh, idromassaggio nel ecco, giardino. giallo. Aspetta, aspetta, cioè... perché questo è un argomento davvero, davvero curioso perché proprio non rientra eh, nelle abitudini. Poi noi magari abbiamo qualche difficoltà a dire: eh, magari potremmo essere più propensi a dire Vengo a casa tua, ma lasciare la nostra, magari mm. eh, c'è qualche difficoltà, perché dici faccio entrare delle persone in casa mia, che non. Boh, mh... Sì, Come affidarti? Questa, questa è una cosa tipicamente italiana, perché io vedo che eh, non è una riserva che hanno negli altri paesi forse noi abbiamo il culto un po' della casa magari spendiamo più soldi per sistemare la nostra casa che non per non sì so. ma poi nella casa hai anche i tuoi effetti personali, le tue cose, come fai a immaginare allora, che entra un'altra persona? Intanto esatto, intanto il rapporto è di fiducia eh, del tipo io vengo a casa tua ma tu vieni a casa mia, per cui se io distruggo casa tua eh, cioè stai ospitandomi anche nella, nella tua casa cioè è, rischio, è a rischio in realtà eh, chi si iscrive in questo sito è già disponibile a avere una mentalità aperta e a fidarsi delle persone. Naturalmente il sito offre anche un'assicurazione che è inserita nel, nel costo, del... perché ha un costo iscriversi molto basso, mi sembra siano sui 130 euro l'anno. Quindi c'è un'assicurazione, se ti succede qualcosa, si rompe qualcosa, eh, loro te lo rimborsano. Dirò di più, eh, io ho fatto anche all'interno di questi scambi, eh, non scambio solo la mia casa, scambio anche la macchina. Per ah, cui pure. sì, perché io ho viaggiato, come dicevo, io per adesso ho fatto una quarantina di scambi da quando Ecco, insomma, poi ti chiederò, sapendo la prossima domanda sarà ti dove, dove. <ride> ecco, ci sono posti dove non puoi andare con la tua macchina e quindi in questo caso loro lasciano lì la propria macchina e io lascio lì eh, la mia e quindi c'è anche un risparmio perché mh, affittare una macchina per diversi giorni, diverse settimane ha un bel costo. E... Ecco, tu in questo modo sei riuscita a fare tantissimi viaggi. Dove sei andata, Giuliana? Allora, io ho una passione esagerata eh, per gli Stati Uniti. Per cui sono stata una decina di volte a New York, sono stata in California, sono stata in Florida, ho visto tutta la costa dell'Est. E il tutto con lo scambio casa e molto spesso anche lo scambio di macchina. Il, eh, lo... Ecco, ma deve essere contemporaneo? Allora, può essere sia contemporaneo. Ma può essere anche che se tu ti metti d'accordo, puoi, puoi andare là, non so, ad agosto e loro possono venire a luglio. Lì dipende dalla tua disponibilità, nel senso che la casa che io ho è quella dove abito e quindi è un po' più complicato. Ma ci sono persone che mettono a disposizione una seconda casa, in quel caso possono anche stabilire una non contemporaneità. C'è anche la possibilità di scambiarsi dei punti, nel senso che se uno eh, riceve un'offerta, non so. Io ricevo diverse offerte anche dall'Australia, dal Brasile, non sono luoghi che al momento voglio visitare. Però, se loro vengono a casa mia e li ospito, mi danno dei punti. Questi punti, questi punti mi permettono di spenderli dove voglio io, e i momenti in cui magari io non posso fare lo scambio, quindi dare la mia casa. Allora, per dire: eh, non so, voglio andare a Parigi. Eh, voglio, io voglio andarci a settembre e la mia casa posso anche dargliela ad agosto oppure posso anche non dargliela, però ho un tot di punti che ho guadagnato ospitando le persone, posso andare a Parigi dando i punti e quindi senza bisogno di fare lo scambio. Beh, è curiosissimo questo sì. sistema, perché veramente se ne, parla, se ne parla pochissimo poi, io ne ho sentito parlare te, ho visto un film, uh -huh. ma non ne avevo... No, no, è, si sta abbastanza diffondendo, adesso c'è stato un po' di stop, devo dire, per via del Covid, però anche lì ci sono delle garanzie, nel senso che la persona che ospita lascia una casa iper pulita, disinfettata, quello che, insomma, tutto quello che si può fare per evitare che ci siano problemi. Ripeto, io sono stata eh, negli Stati Uniti, l'ultima vacanza che ho fatto per prima di dover lasciar stare, bloccarmi col Covid, era appunto in California, sono stata con mio figlio, siamo stati via quasi un mese e vi assicuro che se avessi dovuto pagare un mese di notti eh, non mi sarei potuta neanche muovere. E invece lì noi abbiamo trovato 3-4 case tra scambi e punti con giardino, idromassaggio nel giardino, Casa Fronte Oceano, cioè situazioni e ripeto, io in cambio do la mia casa che è a 70 metri quadri a Meia Niga di Cadone. Quindi <ride> ecco per dare un po' l'idea, dopodiché siamo stati a Parigi, siamo stati a Berlino, a Londra, in giro per l'Italia, siamo stati eh, in Spagna. Siamo ecco, stati ma prendiamo un... ad esempio questo degli Stati Uniti. Voi quindi siete, vi siete comperati il biglietto aereo e siete arrivati lì. E siamo arrivati là. Lì non abbiamo in alcuni casi in Florida avevamo fatto lo scambio della macchina e quindi eh, siamo andati in qualche modo a casa di queste persone e lì avevamo anche la macchina. Altrimenti, noi prendiamo in affitto una macchina e raggiungiamo, raggiungiamo la casa. Lì, alle volte ci sono le persone, alle volte no, dipende da come è strutturata la vacanza. Può essere che queste ti accolgano e allora ti fanno vedere la casa. Di solito ci si lascia anche un regalo: noi italiani lasciamo vino, lasciamo del, del ecco, cibo. Ecco, ma tu queste case le vedi prima chiaramente? Allora, la scheda è molto ben dettagliata, per cui si ha la possibilità di vedere il tipo di casa, esattamente in che quartiere è, si può scegliere, si può anche capire com'è la famiglia o la persona che verrà nella tua casa, perché c'è una scheda che descrive, quindi non so, eh, faccio l'avvocato e ho tre figli che hanno 10, 20, 30 anni, viaggiamo in quattro, viaggiamo in tre. E poi anche si vedono le esperienze e le recensioni, cioè eh, la persona che si muove viene recensita quando si muove e poi recensisce eh, la persona che è andata a casa propria, per cui c'è un sistema di garanzie e di controlli insomma, e l'amministratore del sito garantisce che siano tutte informazioni reali. Insomma. Quindi niente, si scende in aeroporto, si prende la macchina e si arriva a casa di queste persone e di solito... Noi restiamo sempre illuminati, diciamo, perché ci sono sempre case di una bellezza. Noi italiani siamo anche abituati a case più piccole alle volte. Loro invece hanno delle metrature che sono esagerate. Fuori New York, perché a New York è già più difficile trovare case molto grandi. Però a New York, vi assicuro, bastano 50 metri quadrati per gustarsi la città e abbiamo avuto la fortuna di trovare sempre abitazioni a Manhattan, quindi proprio in centro, in posizioni. Ricordo che il primo scambio che ho fatto, io avevo 30 anni, quindi parliamo di tantissimi anni fa, e mi sono iscritta al sito proprio perché volevo andare a New York, e la prima casa dove sono andata era un appartamento davanti a Dakota Building, che è l'edificio dove è stato ucciso John Lennon, a un passo praticamente da Central Park, in una posizione a New York che... Se qualcuno sa di cosa sto parlando mi, mi può capire, insomma, siamo sempre riusciti a trovare case molto molto belle, devo dire anche molto pulite, non si pensi che eh, l'Italia è al top della pulizia, eh, in America si sta veramente in sicurezza, le case sono pulite, accoglienti e piene di incredibili elettrodomestici, per dire ci sono dei frigoriferi che sono... Io li chiamo matrimoniali, cioè sono larghi, anche tre marti. sono tipici no, dei film sì. americani. Questi apriferi apri. che si aprono in e <ride> hanno sempre la macchina del ghiaccio, esatto. è, è vero, cosa esatto. si vede. Noi ci siamo scatenati a fare cose incredibili col ghiaccio, cioè puoi fare bevande con eh, sminuzzature di ghiaccio di qualsiasi formato. Insomma, no, andare negli Stati Uniti è divertente. Sembra di, di entrare in un film praticamente. Senti, ma tu com'è che ti sei avvicinata a questo mondo dello scambio casa? Allora io volevo fortissimamente andare a New York, era la mia, il mio pallino, quindi mi sono iscritta a un corso di inglese perché volevo riuscire a parlare con qualcuno lì e, e poi volevo capire come farlo, avevo appena finito l'università, insomma non, non potevo certo permettermi di, di spendere quello che a New York chiedono, vi assicuro che le cifre sono alte e se non sei disposto a pagare parecchio rischi di finire in zone brutte e in alberghi che hanno... Insetti grandi come una mano, insomma, è abbastanza inquietante, per cui bisogna stare molto attenti. La garanzia di una casa è che è un posto dove vive una famiglia, quindi insomma pulito e di solito in luoghi decenti. E quindi mi sono iscritto a questo sito e si lancia la richiesta, cioè si mette dove ti piacerebbe andare. Mettendo dove ti piacerebbe andare, un po' puoi fare tu la richiesta cercando quello che vuoi, ma può anche essere che ti arrivino dei messaggi di persone che vogliono venire a casa tua perché vedono che tu hai messo la ricerca. E io devo dire che la prima richiesta che ho fatto ho ricevuto una risposta positiva, ci siamo messi d'accordo e poi con questa persona, che era una persona veramente stupenda, una donna single. Eh, abbiamo fatto anche altri due o tre scambi a seguire perché ci siamo trovati bene sia lei a casa mia che io a casa sua e quindi ci siamo seguiti nel tempo sia come amicizia che come scambio Ecco, eh, questa è una cosa interessante che alla fine si possono anche allacciare amicizie e che essere in una casa vuol dire vivere come la persona del posto. Questo è un, è un claim, un, come dire uno slogan che c'è nel sito, cioè tu vai lì non come turista ma come persona che vive lì. Quindi hai tutto uh, un supporto del vicinato, dei parenti di questa persona che ti ospita nella sua casa, che se hai problemi possono correre a darti una mano. Hai anche tutta una serie di consigli che queste persone ti lasciano su dove andare a mangiare, cosa andare a vedere. Beh, è un'integrazione bellissima, davvero fa molto strano anche a me sentirlo <ride> raccontare, sicuramente anche per i nostri eh, telespettatori, però devo dire che è veramente molto interessante scoprire anche questo mondo. Io vorrei salutare ancora tutti i nostri telespettatori. Dobbiamo fare un piccolo eh, break di un minutino per una pausa pubblicitaria. Tra pochissimo, ancora qui questa sera, insieme a Giuliana Valerio, giornalista. Pertile Serramenti, dal 1970 produce infissi in legno, legno alluminio e tratta finestre in PVC Offre serramenti di altissima qualità che assicurano il massimo risparmio energetico grazie anche all'installazione affidata a posatori certificati Possibilità di accedere alle detrazioni fiscali o allo sconto in fattura del 50% Vieni a conoscere i prodotti Pertile Serramenti presso lo showroom in Via Noalese Nord 60 a Mellaredo di Pianiga Venezia. O visita il nostro sito web www.pertileserramenti.it. Divertente. Eccoci qui, nel frattempo io ho fatto qualche domanda fuori onda a Giuliana perché è veramente un mondo eh, simpaticissimo questo dello scambio casa. Voglio salutare ancora tutti i nostri telespettatori che si fosse eh, sintonizzato soltanto ora. Siamo con Giuliana Valerio, giornalista, e stiamo parlando dello scambio casa. Giuliana. Tu hai detto che parti sempre accompagnata con tuo figlio. Sì, lo allora, salutiamo, come si chiama? Si chiama Antonio, ecco. ha 18 anni, quest'anno ha la maturità, per cui forza Antonio. E è un compagno per me ideale, noi ci divertiamo tantissimo, siamo curiosi, andiamo in giro veramente da tutte le parti e lui sa molto bene l'inglese per cui mi aiuta. E devo dire che anche se può stupire il fatto che io viaggi da sola con un ragazzo che quando ho cominciato a viaggiare aveva... Adesso, se ricordo bene, il primo viaggio che abbiamo fatto insieme a New York, lui aveva 5 anni ed eravamo io e lui. Eh, può stupire, ma in realtà eh, quello che sembra particolarmente complicato non lo è per niente. Organizzare il viaggio, certo, bisogna farlo da casa, insomma, pensare a dove si vuole andare, però eh, è sicuro. Cioè, io ripeto: sono stata 10 volte a New York, noi siamo andati a vederci una partita degli Yankees, allo Yankee Stadium. Ed è finita a l'una di notte, avevamo una casa eh, nell'upper west side che non è proprio il massimo della zona, è la zona degli ospedali ma è anche una zona nera, è la zona dove per capirci è stato ucciso, eh, è una, diciamo c'è la comunità di nera, è la zona dove è stato ucciso Malcolm X per capirci. E noi siamo tornati a luna di notte da soli a piedi e non c'è successo niente. A un certo punto abbiamo anche incrociato diverse bande di ragazzi con musica e ci sorridevano. cioè Non lo so, forse noi siamo stati fortunati, ma vi assicuro che insomma... Chiaramente, bisogna stare un attimo attenti, però, non abbiamo mai avuto problemi. Beh, sicuramente in questo modo crei anche una sinergia con lui, una simbiosi che eh, poi lascerà sicuramente dei ricordi indelebili in lui. Diciamo che è un ragazzo che io con molta tranquillità posso lasciare andare in giro per il mondo da solo, perché ha imparato a muoversi in metropolitana, ha imparato a organizzarsi viaggi, ad acquistarsi biglietti, insomma. Sì, secondo me questo è importante. Noi dobbiamo lasciare che i nostri giovani crescano e crescano indipendenti, che siano in grado appunto di, di muoversi e di staccarsi il prima possibile anche se è doloroso da noi genitori. Cioè, eh, insomma, poi io credo che comunque viaggi con te continuerà a farli perché poi è anche un modo per divertirsi e condividere, no? È un trucco per convincerlo a venire in giro <ride> no, in giro ancora con me, perché se gli offrissi di andare a Isola una settimana, penso che mi riderebbe. In faccia, in questo caso invece, se gli dico, ecco per dire il viaggio che avevo programmato quando ci siamo dovuti fermare per il lockdown, era New York, auto a noleggio e il sud degli Stati Uniti. Quindi volevo andare a New Orleans, vedere la Georgia, la Louisiana, insomma, e niente, siamo stati bloccati. Devo dire che non è proprio, ecco, in questo caso sì, eh, ci ho pensato un attimo perché non è proprio un bel momento per andare negli Stati del Sud, visto. Il conflitto che c'è in questo periodo razziale però insomma eh, noi vediamo solo la punta di un iceberg, in realtà gli Stati Uniti o in generale le città, i luoghi sono amplissimi e insomma diciamo che si può vedere molto di bello anche in luoghi dove noi pensiamo che ci sia molto di brutto. Allora, questa sera stiamo affrontando questi argomenti che sono davvero molto molto interessanti. Poi torneremo ancora a parlare del sito e dello sport. E devo dire anche che Giuliana si sta rivelando eh, un'ottima giornalista televisiva. Noi abbiamo avuto modo di collaborare eh, in circostanze differenti, però Giuliana, io sono certa che ci verrai ancora a trovare a telecittà. Volentieri, se c'è spazio io, io sono disponibile. <ride> ecco, poi eh, vorrei ritornare anche a parlare nuovamente eh, del sito. Mm, quello che ti volevo chiedere, abbiamo parlato benissimo di tutto questo meccanismo dello scambio casa, però hai mai avuto un pentimento, un qualcosa che ti ha fatto arrabbiare, che non è andato come te l'aspettavi? Oh sì, c'è stato un episodio che ci ha fatto un po' inquietare, devo dire. Allora, l'anno in cui siamo andati in Florida abbiamo fatto uno scambio con due pensionati di una certa età, molto intraprendenti, perché devo dire che gli americani se hanno la possibilità, se se lo possono permettere, insomma, fanno una bella vita. E queste persone erano abbastanza anziane, abbiamo fatto lo scambio, una casa spettacolare, era in una, in una sorta di residence. Eh, con, eh, allora, noi realizzavamo su questo: praticamente, ogni due appartamenti c'era una piscina, ogni due piscine c'era un campo da tennis, ogni tre campo da tennis c'era un campo da golf, c'era cioè una situazione incredibile. E abbiamo fatto lo scambio con queste persone, le quali prima ci hanno accolto e poi hanno preso l'aereo e sono andati a casa nostra. Quando sono arrivati là eh, hanno lasciato la chiave nella toppa all'interno di casa mia e si sono trovati fuori, oh. chiusi fuori. Questa ha cominciato a telefonarmi in orari incredibili, perché comunque la distanza, la differenza erano 6-7 ore, per cui insomma non era molto semplice starle dietro parlando un inglese isterico perché era molto seccata dalla cosa, in più avevo provato a salire sulla mia, cioè avevamo fatto uno scambio macchina, uno scambio auto e, e il marito non riusciva a guidare perché loro comunque hanno la marcia automatica e noi no, quindi insomma lui mi aveva detto sì sì sono bravissimo, invece evidentemente no, quindi non riusciva a fare la retromarcia e uscire dal parcheggio. E allora in questo caso io ho messo in moto la mia rete di vicini, i quali gentilissimi hanno praticamente ha sfondato quasi una, la porta finestra era di casa era stata lei mia. però a lasciare la chiave, aveva lasciato lì la chiave e dentro la toppa perché ho una chiave di sicurezza all'interno, lei l'aveva spinta troppo e quindi era rimasta chiusa fuori e da, da fuori non riusciva più a, a entrare, quindi sono entrati i vicini dalla, dalla finestra, hanno aperto e gli hanno spiegato come usare la macchina. La signora è rimasta abbastanza, non dico turbata, però insomma era un po' invelenita da questa, da questa cosa. Ci aveva anche minacciato di chiamare la guardiania per mandarci via. In realtà, come al solito, tutto si risolve parlando, tutto si risolve. Eh, aiutandosi e eh, ripeto il vantaggio di questo scambio è che c'è tutta una rete di supporto dal vicino di casa ai parenti agli amici che possono accorrere e risolvere tutti i problemi cosa che se magari uno ha affittato un appartamento o è andato in un albergo forse ha più difficoltà quindi noi poi con questa signora ci sentivamo tutti i giorni perché lei voleva anche consigli su dove andare cosa visitare dove andare a mangiare quindi insomma poi la cosa si è risolta quindi, insomma, molto bene. insomma c'è stata una sì, piccola difficoltà però per, per, iniziale, per me, è che stato, poi con il dialogo. Sì, si è mi è spiaciuto molto perché per me era molto importante che le persone si, si trovassero bene. Poi c'è stata un'altra volta che è stata anche lì abbastanza divertente, inquietante da un certo punto di vista, ma divertente. Siamo stati a Baltimora. Eh, lì avevamo la macchina di questa famiglia che abitava a Washington, quindi abbiamo visitato Baltimora con la loro macchina, l'avevamo parcheggiata e era la prima volta che io la usavo sulle lunghe distanze non mi ero accorta che bisognava spegnere eh, non c'era lo spegnimento automatico dei fari. Quindi quando siamo andati a riprenderla eravamo nella zona del porto di Baltimora che è stato mh, rivisto, sistemato, è bellissimo, quindi è sempre pieno di gente, insomma abbiamo fatto tardi. Ah, e la state macchina le... che non funzionava più? Quando siamo arrivati lì la macchina non si accendeva, cioè, proprio la, completamente la batteria morta, perché avevo lasciato i fanali accesi, allora era le 10 di sera a Baltimora, che è una zona che voi sapete, negli anni successivi insomma, è, stata molto, è stata teatro di diversi grossi problemi di, di conflitto razziale. Insomma, in quel periodo ancora no, però praticamente c'erano solo neri in giro. E quindi noi ci siamo trovati da soli con questo problema della macchina che non si accendeva alle 10 di sera, era domenica, cioè, cosa fai? A quel punto eh, ci è venuta l'idea brillante di eh, fermare, abbiamo girato un po' cercando polizia, ma non c'era nessuno e abbiamo fermato una serie di persone, tutti di colore, di una gentilezza infinita, che continuavano a cercare di darci consiglie. A un certo punto ci è venuto in mente di sentire un taxi e abbiamo pensato: chiamiamo un tassista, questo avrà magari qualche collega con i Cavetti. Poi spiega Cavetti in inglese, cioè voglio dire, allora non si usava internet come si usava adesso, eh. parliamo di vent'anni fa, quindi non avevamo le connessioni per le traduzioni, insomma. Gli abbiamo spiegato in qualche maniera, questo è arrivato, ha chiamato un collega e ci ha fatto partire la macchina. Ecco, quindi avete avuto un supporto veramente <ride> sì. incredibile. Sì, 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 Poi... sì. ma sono tutti ah. sempre molto gentili, soprattutto se vedono persone in difficoltà, coi turisti, insomma, e anche le persone, le donne da sole, io avevo Antonio, insomma, mio figlio, quindi, eh, Che al tempo stati... aveva quanto, quanti anni? Ma aveva avuto nove anni, Ah, quindi nove, insomma un bambino anni. piccolo. Sì, 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 ah. certo. Però anche lì non abbiamo avuto paura neanche per un secondo. Senti, ma avete già iniziato, perché io sono sicura che tu lo hai fatto, hai già iniziato a pianificare, a vedere che cosa ti piacerebbe, delle zone che non hai mai visto. Allora io insisto sono sul, sud, uh, sul sud degli Stati Uniti, per cui quest'anno uh, probabilmente non d'estate. Uh, a Natale conterei comunque di tornare in California perché... È uno dei posti più belli del mondo dove c'è praticamente tutto, dal mare alla montagna, insomma è spettacolare la natura, le... poi tutto quello che noi abbiamo letto, studiato, visto nei film è tutto là, è tutto là. E, quindi pensavo magari di riuscire a fare un viaggio nelle vacanze natalizie, qua, un paio di settimane in California, mentre l'anno prossimo ripropongo ostinatamente il sud degli Stati Uniti dove vorrei veramente prendere la macchina e fare qualche migliaio di chilometri, perché lì le distanze sono queste. <ride> Allora, abbiamo così eh, scoperto un argomento per molti nuovo, lo scambio casa, adesso Giuliana ritorniamo a parlare di sport e di questo sito che assieme a delle altre colleghe eh, giornaliste, tutte donne, eh, avete messo in rete e eh, si chiama www.quesport.info. Ecco Patrizia, io una cosa che non ho detto, scusami se mm. ti interrompo eh, all'inizio quando ho presentato questo sito, è che c'è anche uno spazio dedicato alla disabilità perché noi sappiamo che la, lo sport è un luogo di inclusione lo è in generale per chiunque nel senso che si fa gruppo lo sport deve essere qualcosa che si fa insieme si ha un obiettivo comune e si lavora per raggiungerlo ma eh, è anche un luogo dove eh, si può veramente pensare a rendere concreta la parola inclusione noi abbiamo eh, Inserito alcune notizie relativamente al calcio per disabili e al basket in carrozzina. Ma queste sono anche cose che magari le persone conoscono, ma quello che mi ha veramente reso orgogliosa di avere uno spazio da offrire all'iniziativa è stata la possibilità di includere una notizia sulla, eh, su una, eh, come dire, sulla danza, eh, parliamo di ballo di sala per le persone ipovedenti. Cioè sembra incredibile ma eh, esistono, esiste un'associazione, ecco adesso potete anche vederla, eh, che inserisce e dà la possibilità agli ipovedenti di ballare, di fare ballo di sala. E ecco questo, questo è importante, voglio rendere il ballo accessibile a tutti, anche perché insomma la nostra televisione, eh, si basa proprio sulla musica, sul ballo, abbiamo tantissimi appassionati, anche tanti ballerini che ahimè sono fermi da 15 mesi ormai. Però giustamente ci sono anche degli appassionati che non riescono esatto. quando. Non, in periodi normali, esatto. ovviamente. Ecco qui c'è appunto Giulia Volpato che ha fatto di questa missione eh, la sua vita. Lei ha sempre adorato la danza, da bambina gli hanno detto: no, tu non puoi danzare, invece, lei ostinatamente. Eh, ha cercato in tutte le maniere di, di fare quello che voleva, un po' tipico delle donne se vogliamo, ma insomma, ecco. E, qui voglio anche lanciare un appello, loro cercano sempre persone normovedenti che possano dare una mano, perché chiaramente in una coppia ci deve essere una persona che può condurre, quindi se avete voglia di dare una mano a questa associazione e insegnare a ballare a tutti, Fatevi sotto perché insomma lo spazio c'è. Ecco, questo è proprio un appello che lanciamo. Ai, eh, sembra un appello fatto apposta, fatto apposta per apposta. i telespettatori <ride> di Telecittà. Avete sentito che cosa ha detto Giuliana? Allora, voi chiamate il ballo, voi che eh, insomma siete anche fermi perché chiaramente è la festa di piazza, i concerti, queste cose non si possono fare, però mh, come possono contattarti? Beh, allora eh, naturalmente nel sito c'è la possibilità, mh, trovate le mail, quindi scriveteci e noi le giriamo a Giulia, così. Eh, mh, Possiamo immediatamente mettervi in contatto. Poi naturalmente ecco, sarà lei, a, siccome magari tanti non hanno questi strumenti così tecnologici, potete chiamare anche la redazione di telecittà 049 89 36345 e poi insomma noi faremo da tramite eh, con... Eh, che sport. Okay. Un'altra cosa che volevo raccontare e a cui tengo particolarmente è che incredibilmente eh, internet ha un sacco di visibilità, anche se uno non ci pensa eh, ti arrivano richieste, domande, visualizzazioni da diverse parti. E, allora la settimana scorsa mi è arrivata una proposta, la proposta di un'iniziativa che è partita dal Piemonte. E che è la settimana della gentilezza. Allora, eh, è un'associazione, ha un nome. Adesso aspetta che mi servono anche gli altri. Ecco, la settimana della gentilezza, qual è la prossima? No, attenzione, la settimana della gentilezza è dal 21 al 27 giugno e ah, viene okay. promossa. Trovate tutto nel nostro sito. Che sport.info, viene promossa da un'associazione piemontese. Allora loro propongono alle associazioni sportive: infatti, il focus di quest'anno è proprio per le associazioni sportive, di inserire nei loro impianti o dove si allenano, insomma in qualche maniera magari anche coinvolgendo i comuni. Una panchina viola, quindi al di là della famosa panchina rossa contro la violenza delle donne, una panchina viola che simboleggia la gentilezza nello sport perché alla fine il fair play è la cosa più importante mh, nella, nei rapporti tra, le, tra gli atleti e, e con anche gli allenatori, gli arbitri. Quindi se volete eh, associazioni aderire a questa iniziativa, entrare, entrate nel nostro sito e trovate tutti i riferimenti e le possibilità di aderire a questa cosa. La mh, settimana va dal 21 al 27 giugno, per cui c'è tempo. Beh, devo dire che è molto, molto interessante questo. Senti, ma la settimana della gentilezza cosa vuol dire? Beh, vuol dire cioè, bisogna che... bisogna portare <ride> l'attenzione... Esatto, di quanto sia importante eh, parlare in modo educato, rapportarsi in modo educato con le persone e che alla fine la forma è anche sostanza, che se tu sei educato nel, nell'esprimerti e nel parlare sarai anche educato nei contenuti. Quindi eh, diciamo che la gentilezza che dovrebbe comunque accompagnarci in generale, così come il sorriso in tutta la nostra vita, può essere veramente una delle, eh, come dire, delle cose più importanti nel, nello sport, nel fare sport e anche nell'essere in campo, anche quando si fa agonismo di un certo livello. Sfortunatamente abbiamo spesso... Uh, come dire, esempi negativi e sarebbe bello, insomma, che ci fossero anche prese di posizione ed esempi più positivi. Io penso, per esempio, a quello che è stato la settimana scorsa: il, uh, la questione della. Um, Calciatrice che è stata allontanata dal tavolo dei calciatori perché non era accolta in quanto donna, allora lì abbiamo non solo la questione donna, ma anche l'arroganza la, e la non gentilezza nel trattare le persone, insomma. Sì, io lì avrei, avrei qualcosa da dire sì. perché, comunque, <ride> eh, bisogna anche approfondire. Conosco la Nazionale Italiana Cantanti, conosco eh, Pechini che è stato additato come peggiore degli uomini, sinceramente io ho frequentato moltissimo eh, quelle, quelle circostanze in passato perché abbiamo fatto tantissimi servizi mm -hmm. giornalistici, devo dire che è prassi la squadra la sera prima della partita cenano da soli, da soli in un tavolo, eh, Dopo, secondo me è da chiarire massimo rispetto sempre per le donne, eh. però io cioè non mi sento di puntare il dito contro no. eh, quella persona che insomma con me è sempre stata una persona educata, gentile, 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 in, gentile in questo caso, ecco. infatti questo è un po', Patrizia hai fatto bene a ricordarmelo, questa è un po' una cosa importante nel nostro mondo, cioè nel mondo dei giornalisti bisogna sempre dare voce a tutte le campane, eh, controllare le fonti ed essere il più obiettivi possibile. Insomma. Poi sai magari ci possono essere anche... Delle circostanze in cui magari la tensione della prepartita, magari una frase detta male, una parola detta male. Sicuramente l'educazione ci, ci vuole sempre. Però insomma, da lì a parlare di sessismo, a volte. E poi anche uno... il problema dei social che noi sappiamo amplificano in modo esagerato tutto. Quindi sì. insomma ecco, sì. si aprono discussioni varie su questo, su questo fronte. Senti, il mondo dei social, lo sport. E il vostro sito? C'è questo connubio? C'è una pagina? Sì, allora, noi abbiamo avuto. Allora, premetto che sia io che le mie colleghe, insomma, loro più di me sicuramente, ma io sono di una generazione un po' più, come dire, antica. Quindi ho grande difficoltà a gestire Senti, hai detto che all'inizio della puntata che non sei giovane. Adesso che fai parte di una generazione antica, non è che hai tanti più anni di me, quindi voglio no, dire, non dire, queste cose, no, basta, non lo dico sia. più. Il punto è che le generazioni corrono. Cioè con internet una generazione, prima di internet una generazione, cioè, si succedeva ogni 20 anni, quindi poi ogni 10, adesso ogni 10 minuti c'è una nuova generazione. Per cui ecco, in quel senso io sono antica, cioè sono proprio pre-internet, sono pre nativo digitale, ecco. Per cui eh, siamo partiti col sito. Dopodiché abbiamo coinvolto eh, abbiamo capito che assolutamente la pagina Facebook avrebbe fatto da traino importante alla alla visibilità del nostro sito. Quindi abbiamo grazie a eh, e qui lo ringrazio mio figlio che ha 18 anni ed è assolutamente in grado di fare queste cose. Eh, abbiamo aperto una pagina Facebook che appunto abbiamo detto prima, se volete seguire, eh, è aggiornata, ogni notizia che esce nel nostro sito esce anche nella pagina Facebook. Che pagina ci dà la pagina Facebook che si chiama? Eh, Kesport.info, kesport sì, esatto. E, quindi seguendo quella pagina potete stare aggiornati con tutto quello che noi mettiamo, mettiamo online. Chiaramente poi avere una maggiore visibilità, allora noi stiamo lavorando gratis, diciamolo, pure è un sogno per noi fare questo lavoro, essere indipendenti, poter ammettere, perché tutte noi abbiamo avuto esperienza di redazione e abbiamo avuto delle persone che sceglievano per noi gli articoli o ci dicevano come scriverli. Naturalmente, con certi criteri e giustamente in questo caso siamo noi che possiamo deciderlo. Quindi, per noi è una cosa bellissima poter avere uno strumento Autonomia. che possiamo governare. Esatto. E però, questa, questa cosa naturalmente deve avere anche non dico un ritorno economico, ma deve essere sostenibile. E devo dire che noi abbiamo ricevuto l'attenzione di diverse aziende locali, perché alla fine sono, ci siamo accorti andando un po' anche a cercare, mettiamo tra virgolette, sponsor per questa nostra cosa, intanto che eh, c'è una grandissima sensibilità nei confronti dello sport locale. Cioè se noi andiamo a chiedere eh, aiuto per eh, il supercampione, interesse o non interessa. Ma quasi tutte le aziende che abbiamo contattato sponsorizzano eh, piccole associazioni, piccoli sport, anche sport di nicchia, anche solo perché magari hanno il figlio che gioca a baseball, per dire, o che, o che fa uno sport che altrimenti non ha, non ha visibilità. Per cui abbiamo ricevuto un'attenzione abbastanza importante da parte delle aziende locali e una grande sensibilità non solo nei confronti dello sport, ma anche dello sport eh, sulla, eh, che interessa la disabilità. Per cui io ringrazio quelli che stanno credendo al nostro progetto e ringrazio quelli che poi in futuro magari vorranno unirsi a noi in questa cosa. Allora io volevo anche entrare nel sito perché eh, sono curiosa, me lo sono guardata anche l'altra sera però... Ma eh, come fate, come riuscite mh, tra di voi a dire oggi pubblichiamo questo, domani facciamo quello, no, quello lo faccio io, quello lo fai tu? Allora, eh, noi siamo molto radicate sul territorio, per cui eh, noi eh, la, la mia redazione, che è fatta appunto da Lorena e da Lorena Levorato e Monia Pasqualetto, si è arricchita nel tempo anche di corrispondenti locali eh, che hanno un contatto continuo con le associazioni del territorio. Eh, questi hanno un flusso con, eh, abbastanza costante di, di notizie. Eh, chiaramente le notizie vanno selezionate perché alcune hanno già spazio e altre sono meno interessanti, quindi eh, su questa base poi eh, insieme decidiamo che cosa fare. È una redazione che collabora molto e che si arricchirà e si sta arricchendo con nomi importanti, che adesso non posso anticipare, però, nomi importanti sul territorio: persone, professionisti della comunicazione, giornalisti che lavorano, che lavorano e lavoreranno, che lavorano già nella stampa locale e che lavoreranno con noi nei prossimi mesi. Senti, ma, senti eh, Giuliana, mh, allora abbiamo parlato di che sport, abbiamo parlato di eh, scambio casa, abbiamo messo dentro qualche altra notizia così un po' nella nostra chiacchierata. Eh, tu hai la sensazione che il nostro mondo, quello del giornalismo, stia un po' cambiando? Eh, mi spiego meglio. Fino a poco tempo fa, magari ognuno faceva il suo, eh, guardava quello che era il suo ruolo, quello che doveva portare a casa come notizie. Però mi sembra così di percepire che oggi eh, si cerca più di fare squadra. No? Allora, questo silenzio <ride> troppo lungo No, mi no, 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 è che eh, io ho parlato delle mie colleghe, dei miei colleghi, perché in realtà io eh, vita di redazione non ne ho mai fatta. Cioè, L'ho fatto per un periodo molto breve, quello che mi ha permesso poi di imparare il mestiere, molto breve, cioè parliamo di anni, però quello che mi ha permesso di imparare il mestiere è di accedere all'albo dei professionisti perché sono iscritta all'albo come giornalista professionista. Per cui io um, poi ho aperto una mia attività di comunicazione pubblica e con i privati e quindi eh, io lavoro molto con i colleghi ma da un altro punto di vista, non dall'interno di una redazione ma eh, fornendo loro le informazioni che poi servono per creare gli articoli, quindi come ufficio stampa. E, um, io devo dire che ho sempre trovato un, un ambiente meraviglioso, cioè l'ambiente del giornalismo veneto è eh, di un livello molto alto di professionisti preparati, che lavorano molto bene, che sanno esattamente come muoversi e, eh, e che si arricchisce anche di nuove leve che eh, riescono, come dire, a sostenere la fatica di questo lavoro, perché è un lavoro molto faticoso, che ti dà poco dal punto di vista economico, mh, che ti impegna moltissimo in termini di tempo, di spostamenti, di... Come dire, anche eh, ti mette sulla barricata, ti mette in primo piano, cioè eh, il giornalista ha a che fare col lettore, con la persona che lo leggerà praticamente sempre. Eh, dalla redazione, questo non sempre è percepito. Per cui è un lavoro molto impegnativo, molto importante e io sono ammirata da quello che è il lavoro dei miei e l'impegno e la capacità dei miei colleghi. E devo dire che eh, non ho mai eh, riscontrato sgarbi, e, e c'è questa capacità di fare, di fare gruppo, cioè di lavorare insieme e di gestire insieme le notizie, con una certa coerenza. Quindi, mh, io sono d'accordo con te: il giornalismo eh, sta evolvendosi, in questo territorio, secondo me si sta, si sta evolvendo molto bene. E eh, devo dire che se invece tu eh, vuoi aprire un po' il fronte della, della questione online, appunto del mondo di internet, beh, questo è un discorso un po', un po' a parte. Vabbè, poi magari avremo modo di riparlarne. Scusami, stavo leggendo, di riparlarne e sì. tornare <ride> sull'argomento perché ci verrai a trovare sicuramente ancora. Io stavo leggendo, visto che abbiamo appena parlato della, della questione nazionale cantanti e di Aurora Leone, notizia di oggi, partita del cuore. Nazionale Cantanti, l'ex direttore generale Gianluca pecchini querela Aurora Leone. Sì, lui aveva già smentito non subito, ma quasi subito, insomma. E dice alla luce dei molteplici e continui attacchi mediatici: ho deciso di presentare querela nei confronti di Aurora Leone e di chi con lei mi ha leso nella reputazione. Infatti, io ho detto, è sempre stata una persona uh -huh. estremamente corretta. Gentile, corretta. Poi per carità, magari. Non lo so, magari in una determinata circostanza... Può capitare. Può capitare, però magari sarà stato uno. Ecco perché forse sono... prima di andare sui social bisognerebbe parlarsi. Poi, insomma, noi siamo qui, se qualcuno vuole dire la sua, siamo ben disponibili, lo mettiamo qui in mezzo, magari ci allardiamo <ride> per mantenere le distanze. Senti Giuliana, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, se hai qualcos'altro da aggiungere che non abbiamo detto, abbiamo ancora qualche minuto. Sì, allora io vi invito, sinceramente vi invito a entrare, a esplorare, a navigare come si dice nel nostro sito e a vedere un po' quali sono le notizie. E invito anche le associazioni a sfruttarci perché questo è uno strumento a vostra disposizione. È assolutamente gratuito, quindi non chiediamo assolutamente nulla e gestiamo le notizie in modo professionale. Siamo anche in grado di venire a farvi le interviste nel caso sia insomma. Sia importante per voi, abbiamo anche un fotografo che ci può seguire. Per noi, la cosa importante è inserire. ce l'abbiamo anche qui dentro oggi. Esatto, <ride> che ci sta facendo un servizio. E per noi è importante inserire le notizie del nostro territorio. L'Alta Padovana è un luogo meraviglioso, abbiamo anche tra l'altro invitato a fare una serie di itinerari cicloturistici perché esporta anche questo, quindi lasciamo spazio anche a questo tipo di iniziative e vi invitiamo a pensare che questo sia il vostro sito, il sito del vostro territorio, il sito dell'Alta, il sito di tutte le società sportive e perché no anche delle famiglie, di tutte le famiglie che hanno i bambini, i ragazzi che si avvicinano e che fanno sport. Questo è il vostro sito, cercate di utilizzarlo e di sfruttarlo. Benissimo, abbiamo detto tantissime cose, noi speriamo di essere stati precisi nell'aver raccontato tutto quello che era così nel nostro immaginario eh, questa sera. Io vi ringrazio per averci fatto entrare nelle vostre case. E saluti anche a tutti quelli che ci hanno seguito attraverso Facebook. Giuliana, io ti ringrazio e ti auguro un. Io ringrazio te davvero perché sei sempre gentile ospitante. E... Bravissima. <ride> Grazie. Buona serata e un saluto anche, eh, ricordiamo, www.kesport.info. Buona serata a tutti, arrivederci a domani, sempre puntuali alle 19.